Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, questo sarà il video sui buffet. Vi faremo vedere infatti alcune idee molto semplici e anche abbastanza veloci per preparare un buffet estivo. Ho deciso di mettere tutte quante le cose che ho cucinato su dei tavolini in modo da lasciare poi il tavolo vero e proprio libero, così dato che i buffet si mangiano in piedi, magari si va in giro, avere un tavolo libero a disposizione è davvero ottimo e molto comodo. Se a casa avete quindi la possibilità di ritagliarvi uno spazietto e mettere tutto quanto su un tavolino, è la cosa che vi consiglio, anche perché in questo modo visivamente andate a mettere tutto insieme ed è davvero molto bello. Per allestire il mio tavolino ho approfittato e ho messo questo bellissimo mazzo di fiori che mi è stato inviato da Colvin. Se volete, nell'info box vi lascio tutte quante le informazioni e vi vado ad elencare ora le cosine che ho scelto di preparare per questo buffet estivo. Ho realizzato un rotolo di frittata con all'interno formaggio spalmabile e rucola fresca, degli spiedini di anguria e feta greca con delle olive nere, degli involtini di melanzane con all'interno i pomodorini secchi, dei cracker gusto pizza semplicemente al pomodoro, davvero buonissimi, delle girelle, anche queste al pomodoro, e queste altre invece con le patate e il pesto. Poi una cheesecake fredda salata con una crema di formaggi all'interno, tra cui anche il caprino, davvero molto molto sfiziosa, e pomodorini secchi per decorare. All'interno ho anche aggiunto del pesto. Questa è la fetta ed era davvero squisita, freschissima e facilissima da realizzare. Infine, come dolce, questi bicchierini simil cheesecake con una crema di yogurt e limone alla base dei biscotti integrali e un mirtillo e una violetta per decorare. Uno dei dolci più facili al mondo e anche più veloci. Davvero, con questi ci mettete una manciata di minuti e avete un effetto super bello. Infine, per bere, diciamo come drink, ho fatto un succo di vari frutti rossi, tra cui mirtilli, fragole, lamponi e così via, allungato con ovviamente dell'acqua e un pochino di martini. È davvero molto rinfrescante, molto gustoso, e all'interno ho messo proprio dei mirtilli interi. Inizio con la cheesecake e vado a stendere la pasta brisée in una sfoglia abbastanza sottile, lo faccio con una bottiglia perché qui in campagna non avevo un mattarello. Poi vado ad adagiare il tutto all'interno di una teglia, facendo ben attenzione a adagiarla ai bordi. A questo punto vado a eliminare l'eccesso di pasta e bucherellare la superficie. Intanto che la base cuoce, vado a preparare la crema per il ripieno. Ho messo in una ciotola il formaggio spalmabile, il caprino, la ricotta e adesso vado a mescolare tutto quanto. Aggiungo le erbe aromatiche miste, sto facendo un mix tra origano, timo, maggiorana, salvia, insomma le erbe aromatiche che avete a disposizione e ovviamente quelle che vi piacciono di più, ci stanno bene tutte quante. Mescolo bene. E quando la base sarà pronta vado a mettere sulla superficie un pochino di pesto e a questo punto completo con la farcitura al formaggio. Non devo essere troppo precisa, qua mi piace l'effetto un pochino spatolato in superficie, quindi lo vado a realizzare molto velocemente con un cucchiaino. E adesso posso decorare con i pomodorini secchi che ho tagliato a metà e qualche fiorellino. Sto mettendo i fiori di rucola e prima ho messo i fiori di finocchietto selvatico. La cheesecake a questo punto è pronta, vi consiglio, prima di tagliare la fetta e servirla, di lasciarla riposare in frigorifero per farla rassodare bene. Passiamo alle girelle, vado a spalmare il pesto su una base per focaccia o per pizza e vado a tagliare a fettine sottilissime una patata. A questo punto vado a mettere le fettine di patata sopra tutta quanta la superficie della base e arrotolo. A questo punto vado a mettere tutto quanto in congelatore prima di tagliare a fette. Dopo circa 10 minuti, una mezz'oretta, posso appunto tagliare a fettine, mettere tutto quanto su una teglia e infornare a 180 gradi per circa un quarto d'ora.
Vado a fare anche le girelle gusto pizza, cospargo bene la superficie con la salsa di pomodoro, aggiungo un filo di olio e aggiungo le erbe aromatiche in polvere e anche dell'origano fresco che ci sta benissimo insieme alla salsa di pomodoro. E qua, come prima, chiudo tutto e metto in congelatore. Come prima vado a tagliare il rotolo a fette e vado ad adagiare tutto quanto sulla carta forno. Questa volta però, prima di infornare, cospargo la superficie con un pochino di formaggio grattugiato. Intanto taglio una melanzana a fettine sottili e la vado a grigliare, dopodiché posso farcire tutto quanto con un pochino della crema avanzata dalla cheesecake, la crema di formaggi, e un pezzettino di pomodoro secco. Chiudo con uno stuzzicadenti creando una sorta di involtino e vado avanti così fino a completare tutti quanti gli ingredienti. E realizzo in questo modo i miei involtini di melanzane, semplicissimi e molto gustosi. Questi ve li giocate bene anche come secondo a casa. Passo agli spiedini di anguria e feta greca. Vado a tagliare a fette un'anguria, ovviamente, e dopodiché vado a rimuovere la buccia e tagliare tutto quanto a cubetti, eliminando i semi dove possibile. Taglio a cubetti anche la feta greca e mi preparo quindi tutti quanti gli ingredienti per iniziare a realizzare gli spiedini, alternando tra loro l'anguria, la feta e le olive. La feta greca e l'anguria stanno davvero benissimo insieme. Per i cracker vado a mettere in una ciotola la farina autolievitante, le erbe aromatiche, un pochino di formaggio grattugiato, un filo d'olio, ovviamente una bella presa di sale, un pochino di acqua e inizio ad impastare, creando un impasto simile a quello della pasta brisée o della pasta per la pizza, quindi morbido ma non appiccicoso. Dopo averlo steso bene lo taglio a quadrotti. E a questo punto lo posso andare a farcire. Io andrò a mettere un pochino di salsa di pomodoro, poi un pochino di erbe aromatiche, un filo d'olio, una presa di sale e potete aggiungere delle olive, del pesto, gli ingredienti che vi piacciono di più. Quindi potete mettere in forno a 180 gradi. Per il rotolo di frittata vado a sbattere in una ciotola le uova insieme a un pochino di farina e un pochino di latte. Le uova ovviamente sono quelle delle nostre galline. Poi metto tutto quanto in una teglia coperta di carta forno e posso infornare. Anche in questo caso per circa 10 minuti a 180 gradi. Vado a spalmare poi sulla superficie un pochino di formaggio spalmabile e completo con la rucola. A questo punto non mi rimane che arrotolare e vi consiglio, prima di tagliarlo a fette, di lasciarlo riposare un pochino in frigo. Infine siamo giunti al dolce, vado a mettere in una ciotola lo yogurt greco e aggiungo un vasetto di yogurt al limone, aggiungo anche della buccia di limone fresco, ovviamente questi sono i nostri limoni non trattati, mi raccomando utilizzate appunto quelli non trattati o comunque biologici, aggiungo un pochino di zucchero chiaro di canna e vado a sbriciolare sul fondo di un bicchiere dei biscotti integrali. Utilizzo i bicchierini dello yogurt che sono molto belli. Ho messo la crema di yogurt ottenuta in una sac à poche e ho riempito semplicemente i bicchierini. Adesso li vado a decorare con un mirtillo e un fiorellino di violetta. Le violette sono dei fiori che si possono mangiare, sono bellissimi. Si trovano anche abbastanza facilmente nei supermercati. E anche in questo caso, prima di servire i dolcetti, mi raccomando, se ne avete la possibilità, lasciateli rassodare bene in frigorifero. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente potete integrare i vostri buffet anche con paste, risi o couscous freddi, però mi sembrava un po' banale oggi farvelo vedere, mi piaceva di più l'idea di darvi delle proposte diverse dal solito, però ovviamente potete aggiungerli magari in una bella ciotola e mettere accanto un pochino di piattini, fa davvero tantissima scena e voi lo preparate in un attimo. Se ci volete consigliare altre ricette, scriveteci tutto quanto nei commenti, così catturiamo qualche spunto interessante. Io vi mando un grandissimo bacio e se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e se vi va anche attivare la campanella, che a noi fa davvero molto piacere e ci aiutate a crescere. Ciao!